cattivo, vivevo nei peccati, ma oggi sono qui a predicare il Vangelo. Amen. Perché Cristo mi ha illuminato, alleluia, perché ho conosciuto il vero Vangelo. Ho conosciuto il vero Cristo, che non è una statua. Guardate qui le statue, non hanno vita, questi sono idoli abominevoli. Queste cose sono peccato davanti a Dio. Nei 10 comandamenti dice: non farti sculture, non farti statue. Ma quando ti sogno? Gesù ti vuole illuminare, Gesù ti vuole salvare. Guarda che è vero. Amen, alleluia. Gesù è la via, la verità e la vita. Vi lasciamo questa riflessione. Cercate. Ascoltami. Dove andrà la tua anima dopo la morte? La morte arriverà. Dove va la tua anima? Dove andrà la tua anima? La politica non vi può salvare dall'inferno. Va bene, mi sposto, ma ascolta un attimo. La politica non vi può salvare dall'inferno. I politici sono tutti ladri. I politici cercano i loro interessi. I politici non aiutano il popolo, riempiono le loro tasche. I politici vogliono la fama, la grandezza. I politici sono imbroglioni. Credete in Cristo, solo Cristo vi può salvare. Alleluia. Gloria a Dio. Solo Gesù vi può liberare dall'inferno di fuoco. Solo il Figlio di Dio. Alleluia. Il Nazareno, il Re dei Re. Alleluia. Il grande Salvatore che Dio Padre ha mandato, si è fatto uomo, il Verbo si è fatto carne. Avete mai udito questa verità? Ma questa verità è la verità di ogni giorno, non è solo a Natale. Vedete, il Natale è già finito. Dov'è il Natale nella vostra vita? Dov'è Cristo? Voi non avete bisogno di quelle feste, avete bisogno di Gesù nell'anima. Gesù non è solo a Natale, anzi, Gesù non è proprio il Natale. Il Natale è una festa materialista, è una festa pagana, è già finito il Natale. Ma Gesù vuole essere con te ogni giorno. Gesù vuole illuminarti ogni giorno. Gesù vuole darti la speranza ogni giorno. Alleluia. Cristo vuole illuminarti. Vuole condurti nella retta via. Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Gesù Cristo è la via, non c'è un'altra via. L'unica via si chiama Gesù. Gloria a Gesù. L'unica via è Cristo. L'unica salvezza è Cristo. L'unica verità è Cristo.